Erano i mitici anni 60. La maglia numero 9 giallorossa era sulle spalle di un argentino, un centravanti capace di realizzare gol impossibili. Astro nascente del calcio argentino Pedro Valdemar Manfredini giunge a Roma nel 1959 e quando sbarca a Ciampino attira subito l'attenzione del popolo romanista. Una foto che immortala il suo arrivo lo ritrae con un piede enorme e per i tifosi romanisti, malgrado calzasse un normalissimo 42, diventerà per sempre piedone. Scendendo dall'aereo ha preso questa fotografia da sotto e sembrava che questo piede fosse più grande del normale, comunque calzo un normalissimo 42, comunque è una cosa che mi ha agevolato moltissimo perché questo piedone ancora tutti quanti lo ricordano, più che a Manfredini magari. La Roma, archiviata la stagione 58-59 con un quinto posto, si impegna al massimo per rafforzare la squadra e renderla più competitiva. La dirigenza affida la guida tecnica ad Alfredo Foni e per la cifra di 78 milioni acquista dal Racing Avellaneda il puntero Manfredini. L'argentino, affiancato da Ghigia e Selmosson, compone una linea offensiva di tutto rispetto e nonostante una difesa non proprio impenetrabile, la Roma regala spettacolo e divertimento. Centravanti vero che scende in campo con il solo obiettivo di fare gol, Pedro, nel giorno del suo esordio, alla quarta di campionato, impiega solo 4 minuti per festeggiare il suo primo gol nella massima serie. La vittima è il portiere della Fiorentina Sarti. Tuttavia saranno i Viola ad imporsi per 3-1, ma tra i giallorossi c'è la convinzione di aver trovato una stella. Al termine di quella stagione la formazione giallorossa con 53 reti all'attivo è una delle squadre più prolifiche del campionato e grande merito spetta proprio a Manfredini. Le volte che io sono andato a finire col sedere per terra e lui dribblandomi e scherzandomela, poi si sedeva sulla riga, faceva, guarda, innumerevoli. Era fortissimo, fortissimo. L'argentino si trasforma in una vera macchina da gol e al campionato italiano applica la regola del 3. Segna 3 gol a partita, è scatenato. Nei primi 9 incontri realizza 15 reti, un vero record. Ricordo il primo anno che avevo visto a Bari, partenza 3-0 dopo 20 minuti, vincemmo 3-0, primi in classifica per 3 domeniche, quelli faceva 3-3-3, 9 gol in 3 partite, una cosa... La Roma torna, in vetta alla classifica e in città si torna a respirare il mito testaccino. Nonostante la vena realizzativa del suo attaccante principe, che in quell'anno sigla 20 gol, i talentuosi giallorossi rallentano la loro corsa e al termine del campionato chiudono al quinto posto. Quell'annata però è resa unica dalla cavalcata trionfale in Coppa delle Fiere. E a capo di quella Roma c'è il condottiero Manfredini. Un cammino entusiasmante. L'attaccante argentino si carica sulle spalle i giallorossi e a suon di gol piega un avversario dopo l'altro. Stessa sorte per l'Hibernian, in 3 partite da crepacuore. Nei primi 2 match Manfredini sigla 2 gol, ma nella bella si esalta. Piedone con 4 perle contribuisce a scrivere il 6-0 finale. Nell'ultimo atto i giallorossi sfidano gli inglesi del Birmingham e ancora una volta il centravanti argentino è grande protagonista. Nella partita di andata in terra inglese, Piedone, in un campo fangoso, trascina i suoi al 2-2 e nella gara di ritorno gli albionici vengono battuti per 2-0. I giallorossi conquistano il loro primo e unico trofeo internazionale e Manfredini realizza 12 gol, un record per quella che sarebbe diventata la Coppa UEFA, un primato che ancora gli appartiene. Volevamo vincere una Coppa internazionale a tutti i costi e alla fine quando il presidente dell'UEFA mi diede questa Coppa
settimana che era bella pesante, eh? E io non l'ho data a nessuno quella coppa, l'ho tenuto lì fino alla fine, perché è stata una cosa, una soddisfazione immensa. Ragazzo schivo, di poche parole, Manfredini è sempre stato pronto a lottare per la maglia giallorossa. Anche quando sulla panchina della Roma arriva Carmiglia, un allenatore che non lo ha mai amato troppo. Tuttavia Pedro non si abbatte e grazie alla sua grinta torna ad essere protagonista. La stagione successiva, 62-63, si apre nel peggiore dei modi per Manfredini, che viene messo fuori squadra da Carniglia, una mossa che il tecnico sudamericano pagherà a caro prezzo. Infatti, dopo un buon inizio, i giallorossi frenano bruscamente e al posto di Carniglia viene richiamato Foni. Piedone torna al centro dell'attacco romanista e in 25 partite va a segno ben 19 volte. Un campione vero, un attaccante straordinario, Pedro Manfredini, che nel 63-64 comincia a sfogliare le pagine conclusive della sua storia con la Roma. Le ultime due stagioni sono avare di emozioni, gli infortuni e il logorio fisico inceppano la macchina da gol Manfredini e dal 63 al 65 realizza appena 8 reti. Dopo 6 stagioni e 115 gol complessivi, Manfredini si congeda dal suo pubblico. Per tutti rimarrà per sempre Piedone, il centravanti nato per segnare.